faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come da video di prima che vi ho portato un glitch dei soldi, vi ho portato anche il bypass per quel glitch ragazzi, perché dovevo vedere se funzionava e funziona ragazzi, quindi ecco il video del bypass, di come fare il bypass delle nostre auto duplicate che abbiamo fatto. Ricordo che i glitch clubhouse, insomma quelli che sono stati pubblicati recentemente, ancora, no, ancora funzionano, sembra che vadano, quindi potete anche magari fare altri glitch oltre questo, insomma dipende, ce n'è per tutti i gusti, insomma ricchi, poveri, come cazzo vi farà voi, ci stanno i glitch ragazzi. Allora, per fare il bypass ragazzi avete bisogno di un amico e delle macchine che avete duplicato con il glitch che ho portato oggi. Questo glitch va bene per tutte le auto di strada, questo bypass. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete invitare il vostro amico in garage, mentre il vostro amico sarà in garage dovete sostituire con delle LG tutte le auto che avete duplicato, tutte le auto di strada che non potete vendere normalmente, che dovreste aspettare 45 o 48 cazzo di minuti, non so quanti so. E con questo glitch potete venderle una dietro l'altra. Mi raccomando ragazzi, mettete sempre la targa personalizzata, anche se magari potete avere il blocco, però con la targa personalizzata il blocco magari c'è un limite più alto, quindi mettete sta targa del cazzo che costa 100.000 e siete tutti più contenti. Allora, detto questo ragazzi, allora compriamo tutte ste macchine, le sostituiamo, poi appena fatto ciò dobbiamo tornare in garage, appena abbiamo la notifica e tutto il resto, entriamo nel garage, prendiamo l'auto che dobbiamo prendere. Io in questo momento mi è arrivata la seconda notifica, quindi vado in garage e vado a prendere un'auto che mi interessa bypassare, insomma. E quindi quando andrò in garage prenderò quest'auto che voglio bypassare, cambierò la targa e basta, insomma una volta cambiata targa ci avremo anche l'assicurazione sull'auto, perché ci comparirà assicurata ragazzi, quindi niente di più bello, insomma noi ce l'abbiamo targa cambiata, assicurata e pure bypassata. Niente, approfittate di questo bypass, approfittate di tutti i glitch che ci stanno sul momento perché non durano molto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.